Perù, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Democratica del Congo. Sono i paesi di provenienza delle tre vincitrici della 10ª edizione del concorso letterario Lingua Madre, premiate lunedì 18 maggio in Arena Piemonte. La consulta femminile del Consiglio regionale, che ha consegnato il secondo premio, è da tempo partner dell'iniziativa. La consulta femminile del Consiglio regionale del Piemonte è partner del concorso Lingua Madre. Cinzia Pecchio, presidente della consulta femminile, qual è il significato di questo premio e qual è il ruolo della consulta femminile? Ma guardi, allora, il significato di questo premio è un significato importantissimo perché il concorso Lingua Madre è un progetto culturale che dà parola alle donne che arrivano da paesi lontani o che vivono in Italia ma hanno dei legami con i paesi lontani di dare la propria espressività, la propria voce. Quest'anno la consulta per la prima volta consegna il premio speciale, il secondo premio. Non è mai capitato, da quest'anno noi lo faremo con una scrittrice particolare, premieremo una situazione di guerra, parleremo di una difficoltà della donna in un momento storico importante e quindi è con grandissima soddisfazione che noi quest'anno partecipiamo come partner al concorso Lingua Madre.